Per l'ottava giornata del campionato di eccellenza, lo stadio Carlo Angelo Luzzi di Gualdo Tarino ospita il Cannara. Il Gualdo cerca la prima vittoria tra le mura amiche, dopo tre pareggi casalinghi consecutivi, e spera di guardare la classifica con più ambizione. Gli ospiti, alla luce di una classifica poco più sorridente, potrebbero accontentarsi anche di un pari. Dirige l'incontro il signor Zoi, coadiuvato dagli assistenti Colucci e Sabbiotti, tutti di Città di Castello. Squadre che si affrontano a viso aperto, ma il Gualdo sembra avere una marcia in più. Al tredicesimo il gol, una verticalizzazione improvvisa di Fernandez mette a tu per tu con il portiere ospite Trimarco, che con un pregevole colpo sotto scavalca Fasci per il momentaneo 1-0. Tre minuti dopo l'occasione per il raddoppio, morbido cross da sinistra di Ferragina per Trimarco, ma Fasci anticipa tutti. Al diciannovesimo un incontenibile Fernandez scodella un cross dalla tre quarti, l'intervento sporco del difensore impegna Fasci in angolo. Al ventesimo ancora un'occasione per il Gualdo, su angolo di Junior Matarazzi stacca bene di testa in aria, ma è sfortunato in quanto la difesa respinge sulla linea di porta. Cinque minuti più tardi una doccia fredda per il Gualdo perché sull'angolo battuto da Raccichini la palla arriva al capitano Fuscagni che batte l'incolpevole Carletti per il momentaneo 1-1. La reazione del Gualdo non si fa attendere a lungo, infatti al trentesimo su una punizione battuta da Cammoni il bomber di razza Ferragina anticipa l'uscita di Fasci e con un bel colpo di testa insacca per il 2-1. Al 43esimo, su un cross di Peroni, il colpo di testa di Raccichini sorvola di poco la traversa e decreta la fine del primo tempo, sul 2-1 per il Gualdo. Il secondo tempo presenta un Cannara determinato alla ricerca del pari. L'assedio della squadra, allenata da Rossini, dura tutta la ripresa. Al quarto, bordata dal limite di Ombra Manga, sorvola la traversa. Al 16esimo, ancora Cannara, tiro di Peroni, ma Carletti è pronto e salva. 27esimo, ancora Carletti in giornata di grazia, salva su un tiro ravvicinato, sempre dello stesso Peroni. La ripartenza del Gualdo non è mai pulita. Solo al 37esimo viene annullato un gol per fuorigioco a Trimarco. Lo stesso ci riprova al 42esimo, ma il tiro esce sballato. Si conclude così la partita. Il Gualdo festeggia la prima vittoria in casa dopo 90 minuti di battaglia, forse anche per questo più gradita. Il Cannara tuttavia esce a testa alta dallo scontro. Da sottolineare i migliori in campo, Super Carletti e Ferragina, per gli ospiti il massino del centrocampo e metronomo di squadra Frenguelli.